in questo video. Oh mamma mia, ma Nicola ha tirato una sedia a San Giovanni! Pronto per volo! No, non è successo! Vieni via con me, Nicola! Vieni via con me! Vieni! Qualcuno mi sente! Ah. Nicola, mi senti? Ragazzi, c'è troppo fumo! Nicola! La vedi? Sì! Ma non vi sembra anche a voi che Nicola è un po' strana questi giorni? Sì, infatti non ho più venuto a dormire a casa. È un po' strana, poi avete sentito parla male. Boh, non so, non la capisco. Sei sicura che vado bene? Scuola? Sì, guarda, non ti preoccupare, sta andando benissimo, per anche di meglio. Come posso prendere bel voto? Scuola. Allora guarda, qua è facilissimo. Allora, per andare bene a scuola tu alzi la mano e dici: San Giovanni, posso essere interrogata? Lui ti dirà sì, vieni. E poi? E poi prendi una sedia e la spacchi. Sedia? Spacchi? Come devo fare? Allora, guardami. Senti là, secondo me dobbiamo fare qualcosa per scoprire se è veramente lei, Nicole. Secondo me dobbiamo fare una domanda a Nicole per scoprire se è veramente lei. Ad esempio una cosa, non so, una cosa che sapete solo voi. Ce l'ho! Lei sa qual è il mio cibo preferito. Ma adesso vediamo. Se non lo sa, c'è qualcosa di strano. Fumetti anche a voi, non vi sembra strana, Nicole? Scrivetelo nei commenti. Adesso io gli chiederò qual è il mio cibo preferito. Ovviamente è il McDonald's. Se non risponderà McDonald's, c'è qualcosa di strano, perché lei già lo sa che è il McDonald's. Quindi vediamo. Nicole, sai qual è il mio cibo preferito? Stai zitta e fatti gli affari tuoi. Oh, ma non mi toccare Ilari, Facciamo silenzio per favore, ogni volta questa storia, quando sto spiegando i compiti, per favore, silenzio! San Giovanni, la ricordi queste banalizioni? Oh, senti, però perché non mi fai parlare con mia zia, scusami? Perché non vuole. Ma non è vero, vuole. No. Se tu non mi fai parlare con lei, se tu non mi fai parlare con lei, sono qua perché lei è mia zia. Ragazzi! Nel frattempo... È finita anche l'acqua. Mi ha rinchiuso dentro un'altra classe. Sono 3 giorni che sto qui dentro. E come vedete hanno fatto un muro per non farmi uscire. Non ci riesco, sono tutta sporca perché ho scavato in questi giorni. Ma non è servito a niente. Inoltre nella mia classe ci sta un'altra Nicola che non so dove l'hanno presa. Sicuramente starà facendo dei casini in classe e mi farà bocciare. Apritemi, per favore. Tutto bene? Sì, tutto bene. L'unica cosa che ti devi ricordare è che tu non ti chiami Barbara, ma Nicole. Come ti chiami? Barbara. No, Nicole. Nicole. Come ti chiami? Nicole. Adesso fatti interrogare da San Giovanni e poi dopo ricordati la sedia, che la devi rompere tantissimo, mille pezzi proprio. Rompere. Così, bravo. Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12:30 al Romis a Roma per il film a copia del nostro fumetto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Sì! Interrogata. Come si dice? Interrogata. Posso essere interrogata? Ok. Come si dice? San Giovanni! Nicola, vieni. Strano. Un po' mi suona strano il fatto che tu voglia essere interrogata, Nicola. Comunque, vieni, dai, vieni. Nicola, ma che stai dicendo? Non ci siamo preparati per oggi. Non farti interrogare da San Giovanni. What? Ma stai zitta, ti fai affari tuoi. Ma lo con me ha studiato. Ma lo so io, non ci siamo preparate. Noi studiamo sempre insieme per le interrogazioni, per i compiti, per tutto. E non ci siamo preparate, vieni. Mi sto dicendo, fatti gli affari tuoi che ha studiato con me. Fatti gli affari tuoi tu. Sì, no, fatti gli affari tuoi. Ma fatteli tu gli affari tuoi. Ma tu, ma li fai tu. Ma tu fai io, ma li fai. Abbiamo finito di litigare là. Sara, sei sempre tu che crei casino però, eh.
basta! Forza Nicole, vieni alla lavagna! Vai Nicole, prendi la sedia e spaccala qua. Ma perché prendi una sedia? Ti fai affari tuoi? Interrogazione. Interrogazione. Eccoli, li sento, stanno facendo lezioni con San Giovanni. Qualcuno mi sente? Nicole, come mai ti porgi la sedia? Vuoi metterti seduta comoda a fare l'interrogazione? Interrogazione, bravo, ma faccia con la sedia, mettiti comoda e parliamo di un argomento a piacere. San Giovanni! Luca. Guardo, sguardo, guardiamo, ascoltiamo. Oh mamma mia, ma Nicole ti ho una sedia a San Giovanni! Ma è impazzita! E io? Sono senza parole. Sono anche senza parole, guarda, non lo so, adesso... Senza parole, quindi sto muta. Secondo me la sospendono. Aprite! Spiegami, Nicole, ma ti sei impazzita? Del tutto nella... Lasciami! Vai, 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 brava! Good! Interrogazione! Prendo per posto! Ma che cosa fai, Nicole? Ma che stai facendo? Hai rotto la sedia! È impazzita completamente! Lucrezia, ha fatto bene così? Riconosco. Nicola, stai andando benissimo, vai, continua, di più, spacca tutto. Ma che sta succedendo qui? Che è questo casino? Sedie rotte, strilli, urla. Ma dove siamo? Al mercato? Nando, io interrogata, prendo per volo! Nando, che cosa è successo? Nando, tutto a posto? Tutto bene, Nando? Come ti senti, Nando? È così. Adesso sai che cosa ti accadrà? Finalmente questo è troppo. Sarai sospesa. Lucrezia. Sospesa. Good. Sospesa vuol dire sorpresa, vuol dire che hai preso un bel voto. Nando, come male, stai? Male, mi sento veramente male. Nando, che cosa vuoi? Un bicchiere d'acqua, qualcosa? No, adesso vorrei sapere che è successo, Nando. Che gli è successo a Nicole. Non lo so, veramente, io la vedo stranissima, non so io tu. Pure, mo toccherà indagare. Sì, adesso faremo l'indagine, adesso portatemi al pronto soccorso. Ora andiamo all'ospedale, dai, va bene, non ti preoccupare, fammi piano, piano. Indagheremo sul tutto, indagheremo, sì. Good! Niente, cara Nicole, adesso io ti faccio sospendere. Aspetta qua, preside, venga dentro, immediatamente! Insomma, e siccome una spiegazione San Giovanni, ero di là al lavoro, non ho potuto parlare, anzi, facevo fatica a parlare. Senta, mi state facendo andare via tutta la mia voce, non ne posso più. Preside! Mi spieghi che cosa è successo? Cara preside, sì. Era qui, la stavo interrogando, a un certo punto, lo sa che cosa ha fatto? Lo sa che cosa ha fatto? Lo sa, lo sa o non lo sa, cara preside? Che lo... cosa ha fatto San Giovanni? Cara preside, a un certo punto, non l'ho interrogata, sì. Lei stava qui, mentre la interrogavo, e lo sa che cosa è successo? Cosa è successo? Lo sa, ha preso una sedia. L'ha presa in mano questa sedia. E che cosa l'ha fatto? E a un certo punto l'ha tirata accosto al gatto e l'ha presa da qua. Ecco, guardi. Perché tu che cosa hai fatto, Nicole? Hai rotto la sedia? Io interrogazione. Interrogazione di che cosa? Ma come parli, Nicole? Senti. No, guarda, Nicole. Nicole, mi devi dire la sto impazzendo. San Giovanni, Nicole, tu vieni via con me. Portamela via! Giovanni mi sta facendo impazzire. Lo so. Io lo faccio via. Mamma mia! Vieni Nicole! Vieni via con me, Nicole! Vieni via con me! Nicole, hai vinto un premio! Good! Vieni! What? Cosa? What's up? Cosa? Adesso ti faccio vedere io! Appena!
incredibile. Nicola è impazzita completamente. Io non capisco ragione, più. Ha proprio ragione, ma come sta lei? Beh, io sto bene, Lucrezia. Meno male che ci sei tu qui in questa scuola, lo so. Che sei tranquilla. Lo so. Sì, sono troppo intelligente. Ce l'ho fatta a cacciarla via da questa classe. Non ce la facevo più. Sono la più furba e sono la più intelligente. E adesso, la regina della classe, sono io. E allora, ricominciamo. Prendete pagina 184. Forza. Ora Nicole, mi devi spiegare perché hai rotto la sedia in classe. Esatto, una cosa pericolosissima. Interrogazione, bel voto. Interrogazione, bel voto? Ma che cosa stai dicendo, Nicole? Ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Ma quale bel voto? Qui rischi la sospensione e addirittura ti posso cacciare dalla scuola. Ti rendi conto? Premio. Premio? Ma quale premio? Ma che cosa ti è successo, Nicole? Comunque sta venendo papà Stefano adesso. Stefano? Steve? Chi è Stefano? Nicole, non mi guardare così con quegli occhi. Mi sembri svampita questo periodo. Sta arrivando papà Stefano, vediamo che cosa ci dice. Grazie, grazie. Finalmente papà Stefano, io non ne posso più. Parli con Nicole, io non la riconosco papà Stefano. Parla tutta strana, inglese. Vabbè, parlerà inglese perché avrà fatto lezione di inglese, preside. Non è che parla inglese di Nicole. Parla già male italiano, figuriamoci di parlare anche male inglese. Appunto, adesso lei mi spieghi, ci parli lei, perché è successa una cosa molto grave. Ha rotto una sedia in classe, papà Stefano. Nicole! Nicole! Mi scusi, preside. Prego. Nicole! Voglio sapere perché hai rotto la sedia. Voglio sapere perché. Who are you? Who are you? Wario. Presidente. Ha detto Wario. Who are you? Wario. Vedo che anche lei, papà Stefano, lo conosce molto bene l'inglese. Ma perché parli l'inglese? Wario, perché hai rotto la sedia? Spiegami, Nicole, ma ti sei impazzita? Del tutto nel... Don't touch me! Don't touch me! Stai calma, come don't touch me? Che è impazzita? Perché, Nicole, che non ti riconosco più. Naso, come stai? È un pochino meglio, bella. Sto aspettando che arriva l'ambulanza, speriamo che arriva presto, perché lo aspettavo troppo. Ma era comunque... Per me questa cosa è stranissima, sì. Adesso Stefano sta portando via Nicole. Nicole, andiamo, non ti lasciami! Ehi, anche perché parli in inglese? Ma è impazzita, andiamo! Te l'ho detto, papà Stefano, è diventata una cosa insopportabile, irascibile, irriconoscibile di... Adesso si becca una bella polizia. La porti via! Adesso Nicole si becca una bella polizia. Polizia! Polizia! Ma quale polizia? Andiamo a casa! Nicole, ma ti sento... Io non Nicole, io Barbara! Chi? Nicole, Barbara, ma questo Neo, e qui è un altro Neo, ma Nicole non ha qui, what's your name, come ti chiami? Barbara, ma non Nicole tu? No! Per me quella non è Nicole. No, neanche se non è Nicole. Quella di sicuro non è Nicole. Larry, ma come facciamo noi a dimostrare che quella non è Nicole? È Nicole? Avete sentito? Non è Nicole? Avete sentito? Scusa? Ma poi questo muro non c'era prima? No, ma infatti mi sembra strano. Scusate, ma in quel class... Hilary, ma senti, sentite ragazzi, c'è qualcuno! Aspettate, ma... Sono qui dentro! Lucrezia, speak me, Barbara... Uguale Nicole. Cioè, Lucrezia ti ha detto di chiamarti Nicole. Ho capito tutto. Ah, ecco perché tu sei arrabbiata. Ok. Tu, where are you from? London. London? Dall'Inghilterra! Ah, ecco perché tu sei arrabbiata che io. Scusami. Do you speak English? Do you speak English? Io so benissimo l'inglese. So tutto quanto, so proprio le canzoni, so le parole. Prova, fammi sentire. Ok, Baby shark ti tiriritru, baby shark ti tiriritru, baby shark ti tiriritru, baby shark. Va bene, comunque, vabbè, tu non sei Nicole, allora vattene da sta scuola. Ma chi come un corno, ma tu arrivi da fuori, fai finta che sei Nicole e non dici nulla, ma tu sei impazzita, ma tu, papà, dove sei venuta? Lascia, baby shark ti tiriritru, preside! Tra poco in questo video. È svenuta! Nicole! Piano! Eccola! Dai! Dai! Dai ragazzi! C'è qualcuno! Aiuto, si sono qui dentro! Ma c'è Nicole! C'è Nicole ragazzi, c'è Nicole! Nicole, sfonda il muro! Pic-
tutto, abbiamo risolto il problema. Adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo buttare giù il muro. Ma abbiamo risolto il problema, adesso dobbiamo buttare giù e liberare Nicole. Sì, rompete la parete, dai, per favore! Veloci, mi sento svenire, non ce la faccio più! Tutto chiaro? Ho capito, sì. Lucrezia all'inchiuso, Nicole là, così ha preso un'altra ragazza e così pensavano che era Nicole, era tipo, poi se mi sente Nicole, la sorella gemella, sì, tipo una sosia, sì. E praticamente la vogliono far bocciare, così pensano che è Nicole e Nicole sarà bocciata, dobbiamo fare qualcosa, stai calma. Non lo so come si può. Ma mi spiegate cosa state dicendo? Che di là non c'è nessuno. Lucrezia, sappiamo tutto quanto. Sei stata tu a fare tutto questo casino. Stai calma. È normale per lei? Intanto i ragazzi hanno bisogno di rilassarsi. Ah, secondo lei questo è rilassarsi? E li faccio rilassare ogni tanto. E se volevo litigare. Sta Giovanni, ma si vuole sbagliare! Ha capito cosa è successo? Ho capito benissimo. Si stia fermo con questo. Mi sta facendo girare la testa. Sta Giovanni. Sta Giovanni, ma lei ha capito cosa è successo? No. Ha capito o non ha capito? Me lo spieghi lei. Lucrezia ha combinato un casino, ma lei se n'è accorto? Lucrezia è bravissima, non cominciamo a dire cose che non sono, caro Stefano, Lucrezia ha sostituito la vera Nicole con quella falsa, quindi la vera Nicole in verità è questa Nicole, è finta, è Barbara, quella inglese, l'hanno sostituita, quindi la vera Nicole non era quella che stava qui, era una, si chiama Barbara, è un inglese, ma il problema adesso lo sa qual è dov'è Nicole? Io ma non sto capendo nulla, ma Stefano. Come sempre, ma lei non capisce mai nulla. Stai calma. Sara, io ho scoperto tutto. No, ok, bisogna però trovare la vera Nicole. Non so io dove è la vera Nicole! Oh no, mi hanno scoperto. E ora che faccio? No, io me ne vado. Corro. No, Lucrezia! Mi giuro, ragazzi, non c'entro niente. Lucrezia, vieni qua! Lucrezia! Sta qui, Nicole, sta qui dietro. Shhh, io dietro. Si sente. Io non sento niente, Sara, ma sei sicura che Nicole sta... Ve lo posso giurare, Nicole sta qui dietro. Sì, chi c'è? Ma hanno murato Nicole! Hanno murato... Ma che cosa ci fa uno in classe? Presidente, veramente, io prima ho sentito dei rumori e sono sicura al 100% che sia Nicole. Si sente. Ragazzi, dobbiamo sfondare la porta, allora leviamo questa cosa. Aiutatemi, mi aiuta. Posso sfondarla io? Ma io mi domando, hanno costruito un muro in scuola e voi non me ne siete accorti? Ma presidente, poi vediamo. Comunque, buttatelo giù se c'è Nicole. Shhh. Silenzio. Non si sente nulla? Dobbiamo sfondare il muro. Spostatevi, ci penso io. Vai, lei, ce la fai! Adesso la butto giù, Ma come brava Nando, Tutti insieme ragazzi! 3, 2, 1! E che? Del cemento armato? Fermi tutti! So io la soluzione! Quale? Nando, io non ho mai fatto il pompiere, ho anche paura a rompere un muro. Magari si potrebbe rompere qualche cosa, un tubo dietro, potrebbe essere pericoloso. Nando, tu l'hai mai fatto? Tranquillo, guarda, devi sapere una cosa. Dimmi. Io sono talmente bravo che tanti anni fa mi chiamarono in America perché un grattacielo aveva preso fuoco fino al 20° piano e tutti non avevano il coraggio di andare su. Interessante. Io sono partito e sono andato su. Vabbè Nando, poi della tua vita me lo racconti una volta. Adesso cerchiamo di rompere il muro e salvare Nicole, ok? Lo rompiamo, okay. Però io non ho niente. Nando, ho tutto storia. Oh, bello, grazie. Perfetto, bene. Siamo pronti. Spostatevi tutti! Aiutami! Dai,
Nicole! Nicole, mi senti? Nicole! La vedo, c'è Nicole sotto! Nicole, mi senti? Nicole! Ragazzi, credo che è svenuta! Nicole! Ragazzi! Credo che c'è del fumo! Abbiamo preso qualche tubo, forse! Aspetta, prendi un tubo dell'acqua! Nando, metti l'acqua! Ma che fai, Nando? Dammi le piante! Ho questo! Ma che fai queste belle piante, Nando? Dico, mi senti? Ragazzi, c'è troppo fumo! Hilary, la vedi? Eccola! Sta qui sotto! Nico! La vedi? Sì! Nico, è svenuta! Aspetta! Ma la vado a prendere? Aspetta, provo ad andare io! Ferma, che è pericoloso! Ferma qui! Vai Nicola, vai! È svenuta! Nicola! Piano! Eccola! Dai! Dai ragazzi! Nando, aiutami! Nicola! Vai, come esco? È fatta! Vieni! Attenzione! Ci sono tutte le magie in muro a terra! Nicola, è svenuta! Nicola! Nico, come stai? Ancora acqua, ancora acqua! Nico, svegliati, Nico! Come stai? Nico, come stai, Nico? Nico, riprendi! Nico! Papà, però era svenuta, però adesso si sta affogando, coraccia! Nico! Ragazzi, ce l'ho fatta! Sulla mano per le respirazioni. Fa respirazione con la bocca. Come faccio la respirazione con la bocca? Per me ci vuole acqua. No, per me ci vuole aria. Per me ci vuole qualcosa da bere. Nicole, una cosa importante. Ragazzi, hai fatto i compiti? Ti bolla. Sta bene. Che cosa è successo? Grazie, l'hai rinchiuso dentro. Abbiamo salvato dal buco, lì ti abbiamo tirato fuori dal buco. Ma ti ricordi qualcosa? No. Ma è possibile, non ti ricordi niente. Dici qualche cosa, dici come avevano svolto i fatti. Ma voi chi siete? No, è un disastro. Allora, funghetti, probabilmente Nicole ha perso la memoria perché è svenuta. Adesso noi cerchiamo, magari la portiamo da un dottore, da qualcuno, e vediamo se... Nicole, mi riconosci? No. Allora tocca portarla. Come chiamo io? Portiamola in ospedale. Va bene, via. Funghetti, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché vi facciamo sapere nei prossimi video come andrà a finire, ok? Vediamoci. Ci vediamo domani. Ciao, funghetti. E Lucrezia la deve pagare in qualche modo, dobbiamo prendere Lucrezia. Andiamo. Veloci. Fermi tutti, funghetti, il video ancora non è finito. Vi devo dire due cose importanti. La prima è super bella come notizia, che ci vediamo a Roma il 7 aprile a Romix alle ore 12:30. Vi aspettiamo in tantissimi, non vediamo l'ora di conoscervi. Ci saranno tutti quanti, io, Hilary, Stefano, San Giovanni, la preside. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo tutti quanti il 7 aprile a Romix. La seconda notizia invece è che questa storia che avete appena visto è quasi risolta. Ma vi ricordate che casino era successo nell'altro video? In questo video, ragazzi, vi presento un nuovo maestro, Mario Tamburo. Me ne voglio andare! No, tu devi entrare! La preside da scuola m'ha licenziato. Siete pronti, raga? Sì! Io sono Tamburello, sono fico e sono bello. Tutta bagnata! Perché devo andare a scuola oggi?
oggi. Nicole, ma che facciamo? Entriamo a scuola? Non lo so, i professori non ci sono, il soldato non c'è. Ma nemmeno San Giovanni c'è, vero? No, San Giovanni ormai sta fuori, non ci sta più in classe. Dai, raga, andiamo, che stiamo aspettando? Ragazzi, papà sta parcheggiando la macchina. Conoscete papà, vero? Quindi cominciate allora che non possiamo andare a scuola. No, io voglio entrare. No, 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 vai, non entrare, dai. Basta. No, andiamo, andiamo, andiamo. Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 al Romis a Roma per il firma cover del nostro fumetto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Sì! Ogni volta che piove per cercare posto fuori la scuola di Hillary è impossibile, 2 ore per cercarla. Comunque, dove sta Hillary? Non so se è già entrata, forse non è entrata. Hillary! Scusate, scusate, scusate. Scusate, dove stavate andando? Perché non state entrando a scuola? Allora, te lo dico, perché là c'erano gli alieni, quindi noi stavamo... Gli alieni? Gli alieni, così noi stavamo cercando di scappare dall'altra parte e entrare dall'altra parte della scuola. Quindi stavate palesemente scappando. No, adesso, no, non è vero. Sì, no, quindi adesso andiamo a scuola. No, 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 perché no, non stavate entrando. Stavate tutti in punizione comunque. Adesso andiamo a... Cosa ci fate qui? Ecco, guardate chi è arrivata. Vi permettete anche di non entrare? Eh? Per colpa vostra avete mandato via la trinciamucca, San Giovanni, primo e ultimo. E ora non volete neanche entrare a scuola? Preside, l'ha detto pure lei che non c'è nessuno, quindi ce ne possiamo andare a casa. Bye bye. Grazie, preside. Hillary, dove vai? Ha detto... Hillary! Hillary! Scusi, preside. Mi scusi, preside. Mi scusi. Mi avete rovinato la scuola. Questa scuola è diventata un disastro da quando ci siete voi. Ma noi vogliamo capire una cosa, ma entriamo o non entriamo? Hai anche il diritto di parlare, tu? E sai che cosa vi dico? Se non volete entrare, fate come volete! Ma vicepreside, preside, quella che sei. Ah, sei caduta? E sei caduta nell'acqua, non è vino, ok? Qua, visto che non c'è nessuno, non c'è il supplente, non c'è il Vidalmando, non c'è il maestro e tutti, perché non viene su in classe con noi? Così ci facciamo due passaggi. Ragazzi, non posso salire in classe con voi, è pericoloso, ma se mi becca... Non posso! Mettiti la mia felpa, così ti scambiano per me. Ma perché mi stai dando la tua felpa? Perché sì, devi pensare che sono io. Dai, sei lei! Va bene, ma copritemi almeno, fammi vedere. Ma la strada! Andiamo. Io ho la prima di me. Buongiorno preside, buongiorno andiamo bene stamattina, questa stamattina è rude. Oh raga, forza che è tardi, andiamo, che è tardi, andiamo, andiamo se la mossa. Andiamo, andiamo. Ma questo ma chi è? Ma come chi è? Alessio! Sì, Alessio! Bernate, va, forza che è tardi, va! Ragazzi, io me ne vado, perché io non vi reggo il gioco, perché tra un po' arriverà la preside e questa vi trova così, mi trova anche a me, io me ne vado. Io le voglio andare, io queste cavolate. Facciamo che rimango qua, che cosa facciamo? Ce la papà, facciamo un gioco! Sì, facciamo il gioco del mimo. Facciamo che tu imiti un professore e noi dobbiamo capire chi è. Buongiorno ragazzi, non cominciamo anche oggi, non sono per niente in bene, Sono innamorato della preside. Ah, la preside. E allora, Alessio! Alessio! Io silenzio! E poi posate questi telefoni sempre a farsi Per me è 9. Per me 8. Per me 9 più 2. Per me 8. Signore, signore, mi dà qualche soldo? Per favore, non ho mangiato da stamattina. Mi dia qualche soldo. Signore, signore, per favore, qualche soldo. Signore, 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 si ricordi che io sono San Giovanni? Non ho capito, io sono San Giovanni, nessuno mi riconosce più! Certo, mi avete dato 8, io sto qui a trattenervi, ero uguale a San Giovanni. Ma scusa, ma lei chi è? Come chi sono? Non mi hai riconosciuto? Sono San Giovanni. Nando, io a lei la licenzio! Papà! No, papà nel senso sono... Aspetta, sono... un attimo! San Giovanni! Vabbè! Ma mi faccia io! Nando, non dire niente alla preside che c'è Stefano, ti prego! Dai, Nando, noi abbiamo fatto venire Stefano perché non c'erano i professori! Dai, Nando, dai! Quando sono venuto, dai, Nando! Adesso mi devo coprire io e per stavolta pure mi salvo! Grazie, Nando! Voi rimanete con Nando?
tanto, ci siamo divertiti, ci vediamo dopo alla fine della scuola, ok? Okay. Io vado. Bene. Andiamo, andiamo. Ma cosa state facendo tutti in piedi, ragazzi? Ci stiamo facendo. Allora, vogliamo metterci a posto, per cortesia? Andiamo. No, ora, un attimo. Ma dove state andando? Volete metterci a posto, per cortesia? Andando? Che è andata? Che è andata con questi ragazzi? A posto, forza! Gaia, te la ricordi? Allora ragazzi, per questa mattina ho trovato un professore in sostituzione. Intanto l'appello lo faccio io perché i vostri nomi non li conosce. Ilari? Presente, la più bella. Sara? Presente. E Gaia? Oh, si dica, mi raccomando. Presente. Gaia, ma stai male? Sei raffreddata e quindi... Poco in questo video. Grazie, ma scusi, ma i soldi? No, mi vedi che da 100 euro, Ma chi è paga? Nando, il vitello della scuola. Ma che sta succedendo? Ma maestro Tamburo, ma che... Ma se non ha capito, se ne deve andare via subito, immediatamente! Abbiate rispetto per l'insegnante che arriva adesso. Lui è un maestro di musica, è l'unico che sono riuscita a trovare, visto la situazione. Quindi dovete avere rispetto. E mi raccomando, ragazzi, non vi fate riconoscere, d'accordo? Avanti! Messo? Buongiorno, salve! Ecco a voi, mi lasci, che sono un artista! Ma dateci dovere, ma non l'hanno trovato! Questo, ragazzi, vi presento il nuovo maestro, Mario Tamburo. Mi raccomando, non vi fate riconoscere. Ve li lascio. Grazie. Salve. Mi raccomando, ragazzi. Buongiorno, ragazzi. Io mi chiamo Mario Tamburo e cominceremo quest'oggi una bella lezione di musica. Ma che stanno a fa? Ecco, tramezzini, 1,40 euro, panini 2 euro, panini con cotolette e salsiccia, una fame terribile, sono giorni che non mangio, ma io non ho soldi. Da quando mi hanno cacciato via dalla scuola? Per colpa di Nando, il bidello. Il bidello Nando, lui viene qui a mangiare. Mi è venuta un'idea, vado. Buongiorno, buongiorno. Io vorrei acquistare dei panini, dei cornetti, dei dolciumi, dei tramezzini, un po' tutto. Sì, ma quanti soldi c'ha da spendere? Quanti soldi ho da spendere? Caro signor Carlo, io sono il maestro San Giovanni. Ho soldi molteplici, illimitati, tantissimi soldi. Non ho un euro. Non ho un euro, mi hanno cacciato via da scuola. Vorrei acquistare, come le dicevo, tutta questa roba quasi. Va bene, allora se ha tanti soldi gli do tutto e siamo a posto. Arrivederci, Carlo, grazie, grazie, è troppo buono, arrivederci. Maestro San Giovanni, ma i soldi? Grazie. Ma scusi, ma i soldi? No, mi devi dire 100 euro, E 100 euro, sì, 100 euro, e le volevo dire, Carlo, lo sa chi pagherà queste 100 euro? Ma chi è paga? Nando, il vitello della scuola, che viene tutti i giorni da lei, no? Mi ha detto proprio, passali da Carlo, prendi quello che vuoi, che poi pago io. Nando, il vitello della scuola. Allora paga Nando il vitello, Carlo pagherà Nando il bidello, eh? Arrivederci, Carlo. Grazie di tutto, arrivederci. Arrivederci. Tra poco in questo video. Chi è Nando? Ecco, sono 102 euro. Questo costa 2 euro, 102 euro. Ma che te sta inventando? Grazie, signor. Grazie. Sto cercando San Giovanni, se sapessi che m'ha fatto. Nando? Va bene, ci riprovo. Rieccolo! Ma non se n'era andato! È ritornato! Bene, professore, come sta procedendo con i ragazzi? Devo dire, abbastanza.
abbastanza bene, recepiscono molto, sì. Ok, sì, ho sentito da fuori che insomma. E questi cartuccetti per terra, scusi? Sono degli spartiti musicali. Sì. Bene, allora lo lascio lavorare con i ragazzi. Sì, cominceremo con le sette note e poi vediamo. Perfetto, sette, quello che vuole lei. Cominciamo dal do, re, mi, fa, sol, la, si. Professor, piano che ti senti male. Vabbè maestro, ci insegni qualche canzone moderna, una nuova appena uscita, tanto lei è il maestro di musica, le saprà, vero? Sì, dai, una canzone moderna, quelle che vanno di moda su TikTok, le conosce, vero? Ma certo che le conosco le canzoni moderne, tutte. Volete che un maestro di musica non sappia le canzoni moderne? Secondo te canterò? Secondo me è FedEx. No, secondo me è più San Giovanni Ultimo. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Mi trovi a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei pastelli, come i belli cervinelli. Arrivederci. Ma che vi siete addormentati tutti qua? Ecco che cosa sono costretto a fare per mediare qualche soldo. Suonerò la chitarra. La preside da scuola ma licenziato. È colpa dei ragazzi. Sono rovinato. Che soldarello, signora? Maestro, senta. Possiamo pensarci noi a cantare una canzone più moderna? Lei è troppo antico, ci ha fatto addormentare a tutti. È ora di cambiare, maestro. Rockstar. Siete pronti, raga? Sì! Io sono Tamburello, sono fico e sono bello. Io canto, suono e ballo, perché questa scuola con me è uno sballo. Io sono Tamburello. Io sono bello, io canto, suono e ballo, per la mia scuola è un ballo. Yeah, yeah, yeah. Ma che sta succedendo? Ma maestro Tamburo, ma che cosa fate? Che tamburo è tamburo? Io sono Tamburello, sono fico e sono bello. Ma che bello, sono bello? Forse non ha capito, se ne deve andare via subito, immediatamente. E allora me ne vado, questa scuola mi ha stufato. Ah, bella robetta c'è qua, io ho una fame, dai, finita la scuola adesso, quasi quasi un bel tramezzino me lo mangio, va, sì, un bel tramezzino. Per fermarmi lo stomaco. Tiè Nando, ecco, sono 102 euro. Questo costa 2 euro, 102 euro, ma che te stai inventando? Sì, ma mi ha mandato il maestro San Giovanni che ha preso 100 euro, ha detto ci pensavi tutto te. Giovanni, lì, vai. Ti ringrazio. E salutami San Giovanni, che quando vuole qui è sempre no, aperto. Non dà più niente a nome mio, non dà più niente perché non ti do più niente. Ok, mo vado a cercare San Giovanni, Carli, poi ti faccio sapere come ti ha finito sta storia, ok? Ciao Carli, ciao. Certo, mondo sarà nato su San Giovanni, mo vado a cercare di stare dell'out e qua. Mi trovo qui per strada senza mangiare, per fare qualche soldo devo cantare. Grazie signor, grazie. Giornata oggi a scuola. Per fortuna non abbiamo i compiti per domani. Adesso sento Hilary e gli chiedo se vuole venire a prendere un gelato con me. Hilary? Nando? Nando? Che ci fai qua? No, che ci fai tu qua? Sto cercando San Giovanni, se sapessi che mi ha fatto. Che ti ha fatto San Giovanni? Sono andato a fare colazione stamattina come tutte le mattine, entro e il proprietario mi dice buongiorno Nando, senti, è venuto un signore che si chiama San Giovanni e mi ha lasciato da pagarti un debito a me e a te, e qua 100 euro a me, devo pagare io 100 euro e per caso che l'hai visto, per caso no? Sì che l'ho visto, sta verso di là, verso il mare, che da quando non lavora più a scuola sta lì e fa il mendicante che chiede l'elemosina.
Nando? Oh, peccato, ricordami di sempre 100 euro che stamattina ho pagato per te. La figura che ho fatto per colpa tua. Ma che stai a dire? Mica erano 100 euro, sa? Che stai a dire, bello? 100 euro, ma che stai, qua, non ma che stai a dire? Sai che ti dico? Chiama se sta chitarra, almeno vale come più. Come la chitarra? Vale più di 100 euro. E i soldi. Prendi i soldi. Ma io queste cose non le voglio fare. No. Questa 100 euro le valerà, e almeno non ci ho rimesso. Corri pure, vai. Che tanto ci rivedremo, non ti preoccupare. Andiamo. Questa intanto me la porto via, capito? E impara a campare. Nando, ho un'idea. Io ho il piattino, tu hai la chitarra? Tu canta, così magari facciamo qualche soldo. Ottima idea, dai, alla vai. Faccia di San Giovanni. Vai. Io parto, eh. E noi abbiamo rubato la chitarra per poro San Giovanni. È scappata. Soldi. In questo video devi chiederle di sposarti. Eccomi ragazzi, questi sono quelli, gli anelli più preziosi che ho a vostra disposizione. Mi vuoi sposare? Ma vabbè, non ci credo. Ma non ci credi? Mi hai chiesto di sposarlo, non ci credo, cioè. Tu mi devi aiutare, mi devi truccare, mi devi fare i vestiti, calmati. Però, cioè, se tanto le dito, lascialo, cioè. Allora faccio partire la marcia nuziale, tranquilli ragazzi. Vado. Calcola che ha messo la storia con Michelle e non fa capisce. Perché poi il giorno prima l'ha messa pure con me. Ma tu no, sei... Ragazzi, per favore, scusatemi, sto cercando di vedere il film. Potete abbassare un po' la voce? Ok. Cioè, ma poi l'ha fatto davvero con Michelle. Cioè, veramente. No, ma l'ha fatto anche con altri ragazzi che l'hanno visto al mare, quella. Allora, ma ti ho detto io, Nicola, mi ha detto posso far venire la mia amica Gaglia a casa? Va bene, però fatemi vedere il film, sono dure che spettacolare. In cameretta, forza, via, via, vai, forza. Cioè, ma allora che è questo buono? No, ma io non ci credo. Ah, le sento da qua, che ancora strilla, ma... Ah, finalmente non posso guardare il film. Ah, vabbè, è uno scherzo, se non ci vedo. E la riparli la porta? Papà, non mi vuoi, dai. Vuoi rimanere qua, sto a parlare con Nicola e Gaia. Vai prima tu, non mi va. Ilaria, non te lo dico un'altra volta, parli la porta, conta via 3, 1, 2, porca. Mamma mia, che pizza, prima di scendere, sennò questo si incavola, mamma mia. Ti sbrighi? Vai per fuori a vedere. Chi è? Mio. Alessio, ancora tu, adesso che vuoi? La risenti, ma ci sta Nicola a casa? Sì, perché? Ti prego di parlare con lei, ci voglio chiarire. Ilari, chi è alla porta? Papà, è Alessio. Mo ti dico che vuole. Non ti preoccupare, mo io lo dico. Ilari, io ho anche rischiato la vita per Nicola, ti prego, mi aiuti a riconquistarla. Adesso gli devi dimostrare il tuo amore. Io ho pensato in realtà di portarla a cena fuori, che dici, può andare come cosa? No, troppo poco. Ancora, vai, esagera, ancora. Allora, le compro un mazzo di fiori, che dici, può bastare? No, ancora non basta. Non capisci che l'hai tradita? Quindi devi ancora combattere, di più, dai, esagera. Allora facciamo cena, fiori e regalo tutti messi insieme. Dai, questo può bastare, penso. Non ci siamo per niente. No, è ancora troppo poco. Senti, devi pensare una cosa fortissima. Devi chiederle di sposarti con lei. Cosa? Chiedere di sposarla? Sì, proprio così. Forzala di sposare, così almeno lei capisce che la ami. Ma quando? Tra qualche anno, spero. Non hai capito. La devi sposare oggi. Ma io non ho nulla, non ho neanche il vestito, l'anello, non ho nulla. Senti, ho capito. La proposta ti aiuto io. Andiamo a comprare insieme l'anello, ok? È tutto così assurdo. Stai zitto, che tu non capisci niente d'amore, dai. Aspettami qua, non ti far sentire la Nicole, che in modo prende le scarpe. Oh, guarda che è, guarda, oh, che modo che metti. Ma dove sta Hillary? Ma dove stai andando? Devo andare con
dimenticato i compiti delle vacanze. Ciao! Ciao! Ma tu hai capito quello che ha detto? Io no. Tu ci hai capito qualcosa? No. No, figurati. Vabbè, stavamo dicendo. E allora che è successo? Che c'è? Ma adesso a prendere l'anello con il taxi. Alessio prende l'anello con il taxi? Ma di che stai a parlare? Perché Alessio deve sposare Nicola. Ma che vuol dire Alessio deve sposare Nicola? Zitto. Non lo devi far sapere, Nicola, che... Zitto, devo andare. Ciao, mamma. Ciao. Ma io non ho capito niente. Alessio? Scusa, ma che ci fai qua tu? Ma infatti, ma non dovevi stare con Ilari? Sì, dovevo stare con Ilari, però che è successo? È che è praticamente un disastro, perché lei ha detto di andare al supermercato a fare la spesa. Quindi vai dopo per me, perché lo zucchero praticamente è andato con i biscotti a mangiare sul paese delle meraviglie. Oggi sono tutti matti. Dove vi porto, ragazzi? Portaci! Non lo so, Ila, dimmelo te. Alla gioielleria! Subito! Taxi, veloce però! Allora... Chi stai chiamando, Ilari? Sto chiamando il prete! Ora? Pronto, ma chi è che mi disturba? Sto celebrando la messa! Salve, sono Ilari, c'è posto per oggi per un matrimonio? La signora Ilari? Un matrimonio? No, guardi, non è possibile, è tutto pieno, è full! Sì, full significa pieno! No, non ho posto! A meno che adesso, immediatamente. Ah, adesso? Veniamo subito. Ma certo, allora vi aspetto. Sempre sia lodato. Vado a finire la messa. Grazie. Ilari, che ha detto? Che c'è posto proprio adesso. Ilari, ma come adesso? Neanche gli ho chiesto di sposarmi. Magari mi dice di no. Ma tanto qua, lasciamo a me. Tra poco in questo video. Mi vuoi sposare? Ma vabbè, non ci credo. Mamma mia, tutta questa furia, non la capisco. Su, Nicola, preparati che tra mezz'ora ti sposi. Mamma mia, quando arriva però? Non è che non viene più. Chi è qua, dai? Buonasera, principessa. Cosa posso fare per te? Senti, questo è un ragazzo di mia zia. Gli servirebbe un anello per sposarsi. Ma dai, che bella questa cosa. Come lo vuoi vedere questo anello? Ti interessa qualcosa con una pietra preziosa? Sì, quello più prezioso che hai e che costa più di tutti. Ma scusa, so di chi ce li ha? Non ti preoccupare, state zitto. Eccomi, ragazzi, questi sono quelli, gli anelli più preziosi che ho a vostra disposizione. Quale ti piace di più, principessa? Allora, questo qua no, costa di meno, no? Brutto. Questo qua... Oh, questo... Sì, è proprio questo. Guardi, prendiamo questo qui, grazie. Allora te lo metto dentro una scatolina. Mamma mia, quanto è prezioso. Bello e prezioso. Grazie. Basta così? Scusa, Ilari, vuoi lo scontrino per il pagamento? Adesso ritorniamo, arrivo adesso. Mamma mia, la polvere! Dai, papà, ci devi aiutare. A fare cosa? Come Alessio. Cioè? Con l'anello che Nicola... che Alessio deve sposare Nicola. Ma quanto è forte questo anello? Sì, lo so, mi servono gli occhiali, te l'ho detto. Posso capire qual è il problema adesso? Che cosa? Hai comprato la... Che hai fatto? Stai male? Devo fare così. Cosa? Ti senti male? Come faccio a conquistare Nicola? Ma tirati su in piedi! Ma che è questa? Che è? Pensavo che eri svenuto. No, ma non ci si metti. Ilari, fai vedere come si inchina uno che vuole sposare una ragazza. Si fa così. Vedi? Con una gamba ti così. Vuoi sposare? Senti, adesso svegliati. Prendi sto coso. Come faccio, Ilari? Ah, e come fai? Così, dici mi vuoi sposare e spera che lei ti dice sì. Adesso, buona fortuna. Ricordati, questa è la cosa. Questa è quella sbagliata, ok? Nicola, c'è una bellissima sorpresa per te. Cosa c'è, Ilari? Alessio. Si può sapere perché sei qui? Volevo parte un discorso. Che discorso? Cioè, comunque, nonostante tutte le cose che sono successe in questo periodo, tra cui Francesco, Aurora e tutti i casini, io volevo dirti che comunque sia
stiamo da morire. Tutti i nostri ricordi che abbiamo, le foto, i video, tutto insieme. Sì, mi ricordo tutti i bei momenti passati insieme. E poi, proprio perché ho sbagliato tante volte, io volevo farmi perdonare questa volta, ma definitivamente. Alessio, che ti devo dire? Io le possibilità te ne ho date, e anche tante, ma tu le hai sprecate. Ma questa volta è diverso. Non vedo come potresti farti perdonare però questa volta. Mi vuoi sposare? Ma vabbè, non ci credo. Sì, che ti voglio sposare, sì. Del matrimonio. Gloria, ci credi? Mi ha chiesto di sposarla, non ci credo, cioè tu mi devi aiutare, mi devi truccare, mi devi fare i vestiti, calma. Un po' di felicità? Sì, sono felice. E allora che mi guardi così? Dammi una mano, mi devo truccare, dobbiamo comprare tutto, dobbiamo organizzare tutta la festa, abbiamo tutti invitati. No, con calma, ma quando? Oggi? Sì. Sì, ti do una mano. Dai, per favore, dai. Ma non ci sono vestiti bianchi? No, non è possibile! Non ci sono vestiti bianchi! Mamma mia, tutta questa furia, non la capisco. Non ci sono vestiti bianchi! Che cosa mi metto? Ilari? Ho pensato a tutto io! Fiori, vestito, e qui è il velo! Su, Nicola, preparati che tra mezz'ora ti sposi! Mezz'ora? Io ho mezz'ora per fare tutto! Mi devo truccare! Ma tu ancora così stai? Non lo so, che dici, va bene così? Ma io voglio sapere una cosa, ma questo mai uno che si sposa con il pigiama? Cioè, voglio sapere, dimmi. Ma non è un pigiama, è una camicetta. Ma sembra la camicia di Barbie, ma levati sta cosa, levati sto straccio, ma che schifo. Nicola, sono proprio felice per te. Sì, immagino. Sì, ma cioè, vi rendete conto, il sogno di tutte le donne sta accadendo a me. A me? Sì, ma poi lui si è fatto perdonare dopo che mi ha tradito, sì, ha sbagliato. Però mi ha dimostrato... Vabbè, scusa. Però, cioè, se ti ha tradito, lascialo, cioè. No, non posso lasciarlo, cioè, perché so risposarlo, poi si è visto che ci tiene. Ah, sì. Perché? Hai dubbi? No, vabbè, lascia perdere, trucchiamola. Rossetto. Senti, allora, queste sono giacche, ok? Prova di queste, prova di anche questa bianca. E quante giacche sono? Ma prova delle tutte, prova delle tutte. Prendi la giacca, levati quella camicia, levati questa camicia, Non fate entrare la sposa, perché quando lo sposo si sta sposando, cose che si cambiano, e la sposa non può vedere lo sposo, e lo sposo non può vedere la sposa, insomma, non si possono guardare. Oh, ma siete pronti? Ilari, questo ancora non ha trovato il vestito adatto. No, vabbè. Ho capito. Sbrigato, che troppo vedo sposare, dai! Ma qua, Ilari, ascolta, ma il prete ha ancora detto che è il matrimonio? Ecco la giacca. Certo, è un po' grande, pure tu te la potevi portare la giacca, questa è la mia. Ma te sei sicuro che va bene? Certo che va bene. Alessio, come ti chiami? Io questo ce l'avevo a casa. Non è che ho un negozio di vestiti da sposa, abiti da sposa. Sei perfetto, sei. Stai pure, sono tanto emozionato. Tranquillo, dai, tanto sarà di divertire. Il matrimonio è il giorno più bello di sempre per una coppia, ok? Vai, stai benissimo, ok? Sei pronto? Mamma mia, quando arriva però? Non è che non viene più. Ma per l'amor del cielo, figliuolo, la tua sposa arriverà. Nell'episodio precedente. Mi vuoi sposare? Ma vabbè, non ci credo. Sì, che ti voglio sposare, sì. Su, Nicola, preparati che tra mezz'ora ti sposi. Però, cioè, se ti ha tradito, lascialo, cioè. Perché? Hai dubbi? No, vabbè, lascia perdere, trucchiamola. Vai, stai benissimo, ok? Sei pronto? Mamma mia, quando arriva però, non è che non viene più. Mamma mia, quando arriva però, non è che non viene più. Ma per l'amor del cielo, figliuolo, la tua sposa arriverà. Però io ho ansia, non so se viene, non viene, non lo so. Ragazzi, sta tranquillo che prima o poi arriva, non t'agità, stai tranquillo, che te perdi niente, stai tranquillo. Ecco la sposa. Maestro musica, sta arrivando la sposa. Allora faccio partire la marcia nuziale, tranquilli ragazzi, vado. Eh.
Stefano, io sono troppo agitata, non voglio più farlo. Come non vuoi più farlo, Nicola? Ma ormai siamo vestiti, stiamo qua. Ho troppa ansia. Ma è normale, è il tuo matrimonio, è normale che ansia. Dai, dai, guarda Alessio lì che ti sta aspettando, dai. Ma posso, perché ho ansia, lo vedo a lui. Ma dai, stai zitta, andiamo, no, no, forza. No, no, no. Dai, dai, è arrivato il grande momento. Guarda. Cari fratelli e sorelle, siamo tutti qui oggi riuniti per celebrare questa bellissima favola d'amore, un matrimonio fra Alessio e Nicola. Mamma mia, che bello! Auguri! Auguri! Auguri, auguri. Che emozione! Zia Nicola si sta sposando, non ci credo! Ilari, Ilari, tu sei la damigella, devi portare l'anello! Spero che l'hai portato! Sì, sì, certo che l'ho portato! Cari fanciulli, è arrivato il momento di dire il vostro sì, ma prima di procedere con il sacro matrimonio, se qualcuno tra i presenti fosse contrario, che parli ora o taccia per sempre. Io non sono d'accordo, questo matrimonio non si deve proprio fare. Figliola, perché questi ragazzi non si dovrebbero sposare? Tu stai sposando lei mentre ieri stavi tutto il giorno con me. Ma veramente, no, non sono proprio d'accordo. Ma non è vero, ma non è successo così. Posso spiegarti, cioè, non è vero. Che cosa? Un'altra volta mi state rovinando tutti e due il matrimonio. Questo è il giorno più bello della mia vita e me lo state rovinando. Mica è colpa mia se il tuo ragazzo è uno che ti tradisce. Ieri mentre stavamo alle giostre ha baciato me tutto il tempo e tra l'altro ha detto che io sono molto più bella di te. Ma tu ti vergogni, ma io dico no! Ma pure tu no, ma sei scema! No, stanno litigando di nuovo, papà, dividili, corri! Finisci la porta! Finisci! Alessio, stai lento! State calme, per favore! Ma non ti vergogni! Ma no, ma vergogni! Ragazzi, c'è anche... Basta! Siamo anche davanti a... Silenzio! Decido io, ci sarà una sfida, a sposare Alessio sarà la migliore. Ragazze, faremo delle challenge. La prima riguarderà proprio il portamento. Come sfilerete e che vinca la migliore. Ah, ragazzi, state tranquilli, che mo dopo vediamo il voto a tutti quanti. Non vi arrabbiate, non litigate, se no qui andiamo a finire a attaccarti il 48, eh. Vinco io. Tanto adesso sposami. No, sposerà me. Sposami. Si sa che le biondine sono meglio. Ma purtroppo adesso preferisce le mani. Chi lo dice? Io. Non penso proprio. Sì, ti dico di sì. Vinco io. Ti dico di sì. Nico. Ah, pensi di vincere tu? Ok. L'ho visto io. Gli ho fatto uno scambetto. Non è valido. Non era giusto. No, non ci credo. Scambetto. Gli ho fatto uno scambetto. Ma come ti permetti a farmi cascare? Decido io, ci sarà una sfida. A sposare Alessio sarà la migliore. È la sfida del bacio. Chi bacerà meglio sarà la fortunata a sposare Alessio. È arrivato il tuo momento, figliuola, prego. Basta! Ferme! E ora passiamo alla seconda sfida.
quella più difficile, come potete vedere stanno calando le tenebre. È arrivata la mezzanotte e voi sarete bendate, ma dovrete riconoscere il vostro sposo. Vieni, dai, tranquilla. Scalino! Scalino. Allora, devo riconoscere Alessio. Non ha la barba Alessio. Prossimo. Un altro. Non riesco a capire. No, chiedo il Jolly, mi puoi cantare una canzone? Roma non fa la stupida stasera. No, non è lui. No, Alessio non canterebbe mai una canzone del genere. È lui, Nicola! È lui! Non lo so, sono indecisa, vado avanti. È lui, ma qui. No, sono troppo indecisa, Ilari. Nicola, è prete, è quello di prima. Stai attenta. Ah, così. Non è Alessio, non è Alessio. No. Oh, è il terzo. Ok, vabbè. Dai, vieni qua. No, non credo sia lui. Barba? Non credo proprio. È lui, Alessio, il secondo. Non lo so, non lo so. È lui, ci vedo io. Meglio continuare. Guarda, questo no, perché è così brutto. Questo no, questo no. Sicura? Sì, è troppo vecchio per essere ragazzi. No, non credo sia lui. Maniche lunghe? No. Per me forse era quello prima di lui. No, era il secondo. Anche la seconda sfida si è conclusa, ragazze. Qual è il numero che avete scelto? Secondo me il 3. Quindi questa sfida è pari, passiamo alla terza. Quindi la terza sfida sarà quella che deciderà quale si sposerà con Alessio? Ma io avevo indovinato io, perché sta sempre in mezzo? Ma io lo conosco meglio di te, Alessio. Ragazzi, sono quasi di notte. Secondo voi scrivetelo nei commenti, chi vince, Nicola o Gaia? Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ho paura. Ragazze, sono quasi le 2 di notte. Siamo arrivate alla terza ed ultima sfida, quella decisiva. È la sfida del bacio. Chi bacerà meglio sarà la fortunata a sposare Alessio. Cosa? Lei deve baciare Alessio? Sì, certo, sono abituata a baciarlo. No, forse non hai capito. Tu Alessio non lo tocchi neanche con le labbra. Già toccato. Lei non si mette in mezzo. No, non penso proprio. Figliuole! Proprio! È arrivata la terza sfida, quella decisiva. Ragazzi, è arrivato il momento di baciarvi, prego. Ah, scusate, non posso. Io mi giro. Beh, spero che sceglierai me. Nicole, è la challenge. Prima bacio Gaia e poi deciderò. È arrivato il tuo momento, figliuola, prego. Ilari, mi devi aiutare a non far ribaciare Alessio e Gaia. E che cosa posso fare? Idea! Che cosa? Ecco, questo qua è per far puzzare il fiato. Andiamo. Scusate, ma io mi giro. Aspetta Gaia, aspetta. Ho un asso nella manica per farti vincere. E cioè? Questo ti farà profumare l'alito di mente e fragola. Alessio sceglierà te. Apri la bocca. Grazie, Ilari, sei un genio. Apri. Ilari, ma che cos'è? Vai, bacialo. Ma che cos'è? Non lo so. C'è puzza di medicinale, che ti sei presa? Non lo so, era un trucco per baciarti e farlo funzionare, me l'ha dato Ilari. No, mi sta venendo a vomitare, guarda, io non ce la faccio proprio. E allora, mia cara figliuola, il bacio non c'è stato. No, mi hanno ingannato. Purtroppo sei Ilari stata eliminata. Ma Ilari e Nicola hanno provato ad ingannarmi, dandomi quella cosa che faceva schifo, così che io non lo potessi baciare. Ma per favore, non è giusto, mi hanno ingannato. Ma la prova non è valida. Ma come? Perché? Non è giusto. Le sfide sono concluse, miei cari funghetti e funghettine. Sto per rivelarvi la vincitrice. Siete pronte? A sposare Alessio sarò io, perché no, ci stavo io prima di te. Non penso proprio. Sì, ma no. Tu che cosa ne sai quello che ha passato lui con me? E tu che ne sai quello che lui ha passato? Ma che cosa ha passato? Abbiamo fatto apposta. Non basta. Ci sono stati. No, no, no.
Ma nei matrimoni si mangia! Qui, quando si mangia, che ho fame però! Dai, andiamo a cenare, non litighiamo, dai! Fame! Che era? Ilari? Nicole? Matrimonio, ma... Allora era tutto un incubo. Era un sogno, non lo so. Metto a dormire.